visita di Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo e Latria, all'ospedale Mazzini di Teramo, dove insieme alla dirigenza sanitaria ha visitato diversi settori, soffermandosi nelle corsie del reparto di nefrologia e dialisi davanti a un presepe voluto dal primario dottor Del Rosso. Mi veniva in mente una riflessione così molto spontanea che vorrei condividere con voi. Certo, Gesù Bambino è contento di questo presepe, però penso che il presepe più bello siamo noi in questo momento, o no? L'augurio che questo Natale possa essere per tutti l'occasione per scoprire come davvero l'umanità non è sola. La presenza di Gesù Bambino in mezzo a noi è il segno e la certezza che Dio non abbandona l'umanità, ma soprattutto è impegnato in prima persona ad aiutare ciascuno di noi ad essere sempre più consapevoli dei propri talenti e anche delle responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti dei propri fratelli. Per questo auguro che davvero l'evento del Natale possa segnare l'inizio di un nuovo cammino della propria vita con maggiore impegno, con maggiore disponibilità e soprattutto con maggiore entusiasmo per affrontare i momenti belli ma anche difficili della nostra vita, portando dovunque questa grande certezza che noi non siamo soli, ma il Signore è sempre con noi. Oggi è stata una giornata particolare per me, perché è il Vescovo, col quale condivido il viaggio all'Aquila per il Comitato Etico, è voluto venire qui a benedire il presepio e quindi a benedire un'altra mia passione da quarantennale e a benedire i miei pazienti, insomma, dando loro una parola di conforto in un momento estremamente difficile come può essere per loro il trattamento dialitico. Quindi è una giornata particolarmente fortunata perché sono riuscito a coniugare il mio affetto per il reparto e per il mio lavoro e il mio affetto per una mia passione che è l'attività e l'arte del presepio e di cui io sono un collezionista. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti. Grazie.